Care amiche e amici, cari stavo per dire spettatori, cari auditori che mi seguite nel mio, anzi nel nostro canale Santen Chan, grazie di seguirmi e di pazientare così tanto, perché io devo prendere la mano adesso. Prima l'ho dovuto fare col cellulare. Se registrare con il microfono degli auricolari oppure direttamente dal microfono del cellulare. Adesso invece devo prendere la pratica di come usare questo benedetto microfono analogico, perché lo torno a ripetere, io sono disoccupato e quindi non ho comprato un microfono che magari costa l'equivalente di meno di qualche euro, però quello che si può. Uno era più caro, di poco. Però perché c'aveva 5 metri di filo in più di cavo elettrico. E allora, poi adesso devo prendere la mano perché c'è qua un bottone nella console che dice Normalizer e Quality. Per poi non dire tutto l'assetto del riconoscimento di voce e bla bla bla. E quindi non la faccio troppo larga. E nella mia situazione ci sono molte altre persone. Passiamo ad altro. Qua sono le 12:14, quindi più 4 perché là è orario invernale e qua non c'è il fuso orario, cioè non c'è il fuso, perdono, non c'è il cambio d'ora. Qua estate o inverno saranno sempre è sempre la stessa ora. Invece là più 4 perché sempre Italia c'ha 4 ore di più con rispetto a qua, o 5 in estate. Quindi là sono, se qua sono le 12:15 in questo momento, là sono le 12 e 16, no, le 16, sì, no, non le 12:16, le 16:15, do i numeri, quindi 12, 15, 16, 18. Chi ne ha di più? Beh, sto on the air, o air, meglio, davanti al mio microfono, editando nel computer il video di questa mattina, un tutorial di gastronomia, molto squisito, facendo colazione con mate e mini torta con cocco e dulce de leche, che voi potrete trovare nel mio canale, che guarda caso si chiama, il mio canale di YouTube, indovinate? San Ten Chan. Grazie, grazie amiche, amici, grazie. Adesso, se là sono le 16 e qua le 16 in tutta la penisola italica, incluse le isole e gli arcipelaghi dai quali mi starete ascoltando, chissà le cose che state facendo mentre mi ascoltate. Sono già passati 4 minuti e 52 secondi da quando trasmettiamo. Magari molti di voi
tornano da una larga classe scolastica. Perché io, quando sono andato nel secondario, cioè nella media superiore, e a volte uscivo alle 2 o alle 3 dal liceo, perché avevamo un mucchio di matematica. A volte devo studiare la distanza del microfono ideale, perché magari non registra, però dovrei stare a una spanna dal microfono. Io ho la tendenza a avvicinarmi, perché le prime volte che ho provato questo benedetto microfono non registrava. Allora mi è rimasto questo. Comunque ho tolto il normalizer e ho messo qualità molto bassa di audio. Non so come verrà. Allora, io a volte uscivo dal liceo alle 2 o alle 3 del pomeriggio, poi mangiavo alle 4. Era veramente uno strazio. Oppure, che fate? Che è della vostra vita? Compatriote e compatrioti miei. Io sento che c'è una grande distanza fra me e il pubblico, molta più di quella che sento nel canale di YouTube, perché lì mi hanno risposto, ma qua non so come cercare delle risposte. Quindi vi inviterei a scrivermi al mio canale o al mio email, o cercatemi in Google Plus, Facebook, YouTube, Twitter. Avevo qualcosa anche in Yahoo, però non so, no, molto tempo che non entro nei canali Yahoo. Dovrei fare uno sforzo e fare un nuovo canale, San Ten Chan, perché non so neanche se abbia cambiato la grafica Yahoo, fatto qualcosa. Il tema del giorno è come, senza parlare di qualcosa in particolare, so parlare bene. Comunque, scherzi a parte, ho anche altri video da caricare. Non è che, per esempio, adesso sto facendo lo scroll. Ah, nel mio computer, per vedere quello che c'ho. Hai capito? Ecco. E qua c'ho un video che è interessante, vi può interessare. Sì, infatti vi deve interessare, può risultare utile a tutta l'umanità intera. Infatti adesso lo sto aprendo in esclusiva radiofonica, pensate un po'. Nessuno l'aveva ascoltato prima, vabbè che l'ho trattato ieri, insomma. Poi, magari, a chi gliene fotte, però... anche... Ecco qua che io parlo. Che poi l'ho registrato... Crepuscolo gli ho messo al cellulare. Quindi... Ecco qua che parlo. È venuto con un colore pessimo. E oggi affronteremo il tema facendo merenda con una merendina tipo, qua non si capisce bene che cos'è, tipo un flan liquido. Perline colorate, hai capito? Perline colorate nel budino liquido. Ah, il dolcetto. Hai capito che allegria.
però certo il colore venuto cattivo del video, che dura 10 minuti, credo, una cosa del genere. 7 minuti e 29. La bellezza di 7 minuti e 29, vedendomi fare merenda, hai capito? E purtroppo ho selezionato una gamma di registrazione, dicevo, che è offuscato. E siccome prevalgono i rossi nell'ambiente, non che ci sia Lenin, Stalin, Occhietto, no, prevalgono, c'è la cortina rossa, ci sono mobili di legno, allora le pareti sono pure di un colore arancio o kaki, non so che cacchio di colore, i mobili tutto terra di Siena, e quindi offuscando, minimizzando il riverbero della luce che è poca, viene tutto, in pratica anch'io ho lo stesso colore dell'ambiente quasi, anche gli yogurt che ho quella cosa lì che sembra un budino, però è liquido. In pratica prima che si solidificasse, no? E il bello è che è un dolcetto che va in frigo e quindi è più liquido che se stesse fuori dal frigo, magari fuori si condensa e si solidifica. Beh, mi rimangono 18 minuti e 28 secondi. È più divertente che conficcare degli spilli nelle palle, magari. Però no, sto facendo prove, sto provando. Vediamo se cambia la qualità dell'audio. Medio. No, non si può. Durante la registrazione non si può cambiare la qualità dell'audio. Io spero che questa radio vadi a buon porto. Allegria, capito, no? Perché veramente devo adesso prendermi delle note, perché a volte è un giorno che uno improvvisa molto, a volte è un giorno che uno non improvvisa per niente, e all'improvviso non sempre si può improvvisare, bisogna prepararsi. Io per il momento sono contento di poter testare la qualità dell'audio. Anzi, ti dirò di più. Adesso che entro col cellulare, voglio vedere se mi prendo la diretta mia. Hai capito? No, qua dice che non ha segnale. Che allegria! Non ha segnale il cellulare. Sto praticamente attaccato allo scrittorio e il cellulare non ha segnale. Ecco, adesso vediamo un po'. Ah, adesso c'è segnale. Eh beh, per forza, 10 centimetri dal modem wifi, voglio vedere se non ha segnale, che coraggio. Ecco qua, care amiche ed amici, eccoci. E sto parlando live, si legge nel cellulare. E adesso deve prendere la segnale, naturalmente, sto cellulare. Cioè, è incredibile, no? Sta tanto vicino. Adesso c'è segnale. E beh, per forza, 10 centimetri dal modem wifi, voglio vedere se non ha segnale, che coraggio. Ecco qua, care amiche ed amici, eccoci. E sto parlando live, si legge nel cellulare. E adesso deve prendere la segnale, naturalmente, sto cellulare. Cioè, è incredibile, no? Sta tanto vicino. Ah, adesso c'è segnale. Ebbene, per forza, 10 centimetri dal modem wifi, voglio vedere se non ha segnale, Gli che coraggio. ultimi 5 Ecco qua, minuti di care trasmissione amiche sta ed trasmettendo. amici, eccoci. E sto parlando live, si legge nel cellulare. E adesso deve prendere la segnale, sto cellulare. Mi sembra Cioè, che il tanto microfono vicino. sta registrando quello del cellulare, lo trasmette di nuovo. Il cellulare lo registra e lo trasmette di nuovo. Ecco qua, care amiche ed amici, eccoci. E sto parlando live, si legge nel cellulare. E adesso deve prendere la segnale, naturalmente. Sto cellulare.
Cioè, adesso devo fare silenziare tutto sto casino, perché più trasmette il cellulare e più il microfono lo registra. Poi ritorna dal cellulare quello che il microfono ha registrato, che sovrappone la segnale del cellulare che trasmette la trasmissione e quindi si rincorpora col microfono nel programma. Fino a che non si sente un cacchio in pratica. Devo fare silenziare tutto sto casino, perché trasmette il cellulare. Cioè, un effetto Doppler. Che tutto quello che hai trasmesso prima te lo fa riascoltare Doppler. Troppo forte. Quello che hai sentito prima te lo fa riascoltare Doppler. E te lo fa riascoltare il Doppler. Vabbè, è come si creano situazioni, no? Che molti con senso estetico si staranno chiedendo: ma che cacchio stiamo ascoltando? C'è poco da chiederselo, basta continuare e si avranno delle sorprese, perché è così questa emittente radio podcast e in questo caso broadcast, una serie di sorprese senza fine. Voi volete mettergli fine, ma una maniera ci sarebbe, ma non ve la dico. Comunque, sono molto contento per tutti quelli che mi seguono nel mio canale di Santen Chan di YouTube e anche quelli che mi seguono in Dailymotion, nell'anonimo canale Santen Chan, che nel banner e nell'avatar c'ha sempre le stesse immagini del canale YouTube. Adesso il programma di edizione di video mi dice che il video che ho creato oggi, facendo colazione con mate e mini torta con cocco e dulce de leche, è pronto e pesa 120 megabit. Per fortuna che gli ho dato un'edizione ampia. Adesso lo vado a caricare. Perché per fortuna? Perché mi aveva consigliato il programma di dargli un formato piccolo. Ma poi voi non potete apprezzare appieno le qualità grafiche del mio tutorial gastronomico. E lo dico sempre io, una cucina casareccia è una cucina migliore. Bello, no? Come slogan. Sente bene la voce. Ah, ecco, adesso la nostra amica Elo Viola dice nei riguardi di il mio primo broadcast con microfono, si sente bene la voce. Ciao Santen Chan. E quindi io ringrazio Elo Viola del suo commento. La nostra amica Elo Viola c'ha un bellissimo canale di YouTube che è appunto Elo Viola. Quindi noi la salutiamo tutti e magari andremo a vedere i suoi video e ci iscriveremo al canale e voteremo mi piace per i video che ci piacciono, naturalmente. Quindi la nostra amica c'ha tutti i nostri saluti. Poi un altro amico è Lolotez 1, che dice: bellissima frase, complimenti a te.
Per il video, merenda bel bicchierone di latte con churro con dulce di leche. Io lo ringrazio, anche se non so che frase, però... adesso vado a cercare, magari, intanto che carico il video, perché dico delle frasi belle e non mi ricordo quali sono. Però è così, è bello avere degli amici che ti appoggiano in tutto quello che fai. Si vede che... Ah sì, che io... Lui mi aveva detto, Lolo Tez 1, ottimo video, sei un grande, con l'icono della sorrisetta. E io gli ho risposto, grazie amico, e senza persone che sappiano apprezzare quello che cerco di fare, comunque quello che faccio non avrebbe senso. Invece col tuo appoggio continuerò a fare meglio, per quanto possibile. Ed è così, amici. E questo vale anche per voi che mi seguite nella radio. So che quello che io faccio non può avere tante pretensioni di originalità o di genialità. Ma io lo faccio perché voi mi seguite, mi state ascoltando molto, vi interessa quello che faccio e io lo posso condividere con voi. Se no non lo farei, se sapessi che dall'altra parte è come tirare un sasso in mezzo al nulla, no? Invece io faccio tutto questo per stare con voi, per condividere con voi le cose. E adesso cercherò di iniziare un nuovo progetto. E quindi io sono contentissimo di quello che faccio, perché lo faccio per persone che lo apprezzano. Adesso vediamo, perché mancano 7 minuti. Intanto aggiungo il video nuovo che sto facendo a tutorial di gastronomia. Poi carico la miniatura. Ecco qua. Miniatura, che è l'immagine della torta, ho scritto il titolo, questa volta gli ho scritto il titolo. Poi faccio clic al link che mi appare nell'editore di video e faccio a editare, anche se non è pronto il video. Monetizzazione, yes, perché mi frega prendere i quattrini se domani ci saranno. Ritorno al video, ecco, l'ho già impostato. Poi faccio condividi dal 0 0 1. Così metto nello stesso video come tag che inizia al primo secondo. E poi la caratteristica del video, che lo prendo da un altro video, che in pratica ci sono la maggior parte dei link dei miei video. Copiare, poi qua passiamo direttamente, ecco qua, pegar, e poi vabbè, in un altro momento metterò le caratteristiche. Adesso metto tutorial di gastronomia Casareccia
voglio mettere come i video che creo, per ultimo li metto primi della lista, così c'hanno tutta la pista. Ecco qua, fine. Facendo colazione, già uno si entra nella cartella di riproduzione Tutorials di gastronomia Casareccia, vede già l'immagine del primo video. E quindi, beh, niente. Ma poi non voglio cambiare il titolo per il trailer per non iscritti, perché è un video di presentazione in pratica. Ecco, qua ho fatto tutto. Non apro, non guardo video. E adesso tratto di editare un altro. Sì, mi sembra che... Gastronomia Casareccia sui dolcetti. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, forse caricherò qualcosa sui libri. Ciao! Questo non gli voglio dare nessun effetto speciale di... Oh sì. Sì, meglio di sì. Vediamo un po'. Sì, perché è brutto perdere l'abitudine. Quarantasei, ventisette, quarantasei. Effettos, versione. Che bell'effetto che ho trovato. Che bell'effetto. Beh, mancano 30 secondi. Ho fatto un bel effetto a questo video nuovo che sto per caricare facendo la merenda con un budino e cose del... Beh, lo devo ancora caricare mentre l'altro si sta caricando. Vi saluto a tutti. Addio cordialmente. Ciao, e a risentirci in un altro programma su Spreaker, mi raccomando, eh? Già è passata mezz'ora. Insieme a voi e con voi e per voi. Ciao.